Buongiorno, buongiorno, bentornati. Come vedete sono quasi risorta dalle ceneri, mi è passato un po' il raffreddore, mi sono fatta la tinta perché non mi potevo proprio vedere con quei capelli e ho dei capelli lucidissimi e bellissimi perché sto usando i prodotti, cioè a parte che ho tantissimi capelli, i prodotti di Sena Cosmetici, quelli brasiliani o boticario. Guardate che capelli lucenti, cioè io sono esterrefatta. Non ho mai avuto i capelli così sani, però mi piace legarli perché, proprio perché ne ho tanti, così sembro un po' una Maria Maddalena, ma vabbè. Allora, oggi ho voluto fare questo video che non era previsto perché non parlare di profumi. Oggi parliamo di rossetti, che dopo i profumi e gli orecchini sono un'altra delle mie grandi passioni. Allora, vi volevo dimostrare la fantasia che ho nei rossetti che hanno tutti lo stesso colore, e cioè il fucsia, anche questo che sto indossando, che è... Dov'è? L'ho messo poco fa ed è già nascosto. Eccolo qui. Allora, questo è di Deborah, è il numero 06, Milano Red. Long Lasting, che è questo. Questo è un fucsia un pochino più tendente al rosso. Allora, oggi non vi farò tutta la pantonina di toglierlo e rimetterlo perché insomma chi se ne frega anche. Comunque questo è uno dei miei rossetti. Questo è uno dei più vecchiotti, ce l'ho già da qualche annetto. Mi piace perché è morbido, perché tiene bene. La persistenza è buona e quindi alcuni li ho buttati. Ho buttato tutti i Kiko. I Kiko mai più nella vita, mai più nessun prodotto Kiko. Io devo dire la verità, i prodotti della Kiko fanno puntini, puntini, puntini. Non se ne salva uno, né per il viso, né per il corpo, né per le creme. Proprio i mascara sono tutti secchi. Cioè, dovrebbero avere qualcuno che abbia il coraggio di scrivere a Kiko e dire: ma rendete i vostri prodotti un po' più decenti, perché non si possono proprio usare. Io ne avevo due che avevo preso stupidamente perché c'erano le offerte, e però veramente un disastro. I rossetti poi sono una delle cose peggiori. Forse vanno bene per le ragazzine perché sbavano in ogni angolo oppure si seccano. Quello a lunga durata è il peggiore perché dopo 3 secondi che ce l'hai su si raggruma in mezzo e veramente si fa un effetto pessimo. Allora, sto andando a ritroso nel tempo, ne ho beccato un altro che ho da qualche anno, da 2 anni, è I Am Pupa. E questo, se non mi sbaglio, esatto, non l'ho mai usato perché è violetto. È un lilla, che su di me non sta molto bene, infatti è nuovo, è proprio... c'è ancora il suo nome ben stampigliato sopra e se non avrà schifo qualche mia amica lo regalerò. Non lo so perché l'ho comprato, pensavo fosse che fosse fucsia, invece è questo viola che è bello, è un bel colore però su di me... Io sono in fissa con i lilla. Poi, andando sempre a ritroso nel tempo, devo recuperare questi rossettini low cost, ma che sono buoni, buoni, buoni e non sono altro che il labello, quelli che pubblicizza la sorella della Ferragni, che non mi ricordo come si chiama. C'è il fucsia e c'è il rosso. Ovviamente il rosso è stato usato poco, però ogni tanto lo uso. E devo dire che per essere dei labello, sono degli ottimi rossetti. Hanno una bella tenuta. Ovviamente non hanno performance di ore e ore, però sono belli morbidi, belli idratanti, come questo che ho su adesso, che è questo, è bello idratante. Buoni. Poi, sempre andando a ritroso nel tempo, stranamente ho un rossetto che non è fucsia. L'avevo comprato per un Natale perché ho fatto una prova. Avevo sotto un fucsia di quelli miei strong e sopra gli ho messo questo che è un color
marrone dorato ed è, ne è uscita qualcosa di meraviglioso. Le pagliuzze dorate si vedono tanto e ne è uscito un colore anomalo, non rosso, non marrone, non fucsia, però bello. Questo è dei L'Oreal Color Riche, i migliori, ed è il numero 226. Ve lo faccio rivedere. È un marrone rosato, ha proprio le pagliuzze dorate. Da solo non lo uso perché non è il mio genere di rossetto, però l'ho tenuto perché quando faccio questi layering anche con i rossetti viene fuori veramente un colore carinissimo. Poi, sempre andando un po' indietro nel tempo, eccolo qui, questo è uno dei miei fucsia preferiti che sta quasi finendo, è sempre Color Riche. Questo è un fucsia perlato, molto bello soprattutto in estate, il numero è 431. Bello, devo dire che anche questo ce l'ho da un po' e ha una bella tenuta, bello. Io senza fucsia, che devo dirvi? Non, allora, qui andiamo ai nuovi. Poi un altro rossetto che ho da qualche anno, che è un fucsia tendente al rosso. No, è un bel fucsia. È un bel fucsia. La marca è Bella Oggi, che vendo da Dolce & Gabbana, il numero 17. Dovrebbe essere un matte, è un matte morbido. Allora, vi avviso subito che Bella Oggi fa dei rossetti di questa misura, però sono argentati e sono dei matte con dei pigmenti d'argento. Non comprateli perché non valgono niente. Sono durissimi da, come si dice, non da spalmare, da mettere, insomma, non mi viene la parola, da applicare alle labbra. Hanno la stessa forma, però sono argentati. Sono dei matte duri. Ce n'era uno fucsia, tutto sbirluccichento, mi sono pentita, l'ho buttato, perché non si può neanche regalare un rossetto così. Anche sul dito fate fatica come se usaste una matita dura scaduta da 90 anni. Quindi, poi ho scovato nelle mie chicchelle. Questo è un lucidalabbra, ovviamente fucsia, che avevo comprato tanti anni fa al OVS, è della marca Essence, faceva parte di quattro, c'era proprio la confezione di quattro piccoli lucidalabbra. E quando abitavo ancora a Vigevano, nel mio condominio abitavano delle ragazzine, e niente, a Natale io facevo sempre i sacchettini con dei pensierini a queste ragazzine, e avevo messo in questi sacchettini quelli ovviamente non colorati, avevo messo quello bianco perlato, un altro rosa chiarissimo sempre perlato e un altro non perlato, però sempre un rosa chiaro. L'unico fucsia me lo sono tenuto io, non lo uso quasi mai, però mi piace averlo perché la Essence fa delle cose veramente carine, poi da tenere in borsetta così magari in estate. Io questo l'ho portato al mare l'anno scorso e me lo mettevo così come lucidalabbra perché non mi piace avere il rossetto in spiaggia, però mi piace avere qualcosa di colorato sulle labbra. Allora, tornando sempre indietro nel tempo, ma avvicinandoci, ho scovato questo Bottega Verde, comprato 5 anni fa. Il numero non c'è. Il numero è il... non c'è. Non capisco perché non scrivono i numeri o i nomi. È un fucsia. Mi era arrivato a casa il volantino della Bottega Verde, come arriverà a tutti voi, e avevo preso questo, ovviamente l'unico fucsia che avevano, l'ho usato abbastanza. Bottega Verde, insomma, lascia un po' il tempo che trova, eh.
Però è un rossettino carino, lo uso ogni tanto, non per le belle occasioni, perché ormai per le belle occasioni ho delle chicche che tra poco vi mostrerò. Sempre in quel periodo lì c'è un Revlon, la Revlon fa delle belle cosine, la Revlon più che altro è famosa per i Charlie, i profumi Ciara, e devo dire che questo numero 767, che è un rossetto cremoso, si vede il numero 767, non capisco pourquoi, non se vede, comunque 767, questo è un bello rossetto. Ah, ma questo è nuovo, no? Ecco perché l'ho comprato direi di recente. Bellissimo, colore stupendo, questo è proprio il mio fucsia, eh? Cioè io i fucsia quando li vedo. Poi questo l'ho acquistato l'anno scorso in farmacia, mentre facevo la fila. Le farmacie sono diventate un po' infingarde, perché quando dovete prendere il numero in quelle farmacie grandi che sembrano supermercati, vi mettono strategicamente questi cesti di rossetti o di prodotti per il viso che non potete a cui non potete rinunciare, almeno io non rinuncio. E ho trovato questo rossetto del brand. È scritto in piccolissimo, ma va là. Scusate la tosse, ma va là, mi sembra. Che è un bellissimo rossetto fucsia. L'ho usato tanto e ce n'è tanto. Morbido, non ha una grandissima persistenza, però bello luminoso, morbido, idratante, cremoso, bello, un bel rossetto. Ed era lì nel cestone tipo 3 euro, 3, 5 euro. Io avevo 15 persone davanti, li ho girati tutti e non potevo uscire che con un nuovo rossetto. Poi ho anche qualche matitella. Questa ce l'ho da tanti anni, è della Pupa. Questa non può mancare nelle mie matite. È una matita di quelle automatiche che ogni rossetto diventa indelebile. E questa ce l'ho da tanto tempo. Si chiama Made to Last. Fanno le matite sia per le labbra che per gli occhi. E questa non poteva che essere fucsia. Poi questa invece, sempre di Bella Oggi. Forse l'ho comprata insieme a quel rossetto. Dovrei temperarla. Un bel fucsia carino, che uso anche come rossetto. A volte le matite le uso come rossetto, le metto sotto un po' di burro cacao e poi metto la matita quando voglio farmi un po' di labbra un po'. Ah, ma una cosa volevo farvi vedere. Nell'emporio del mio amico Roberto, ho trovato questa chicca che si chiama Lip Pump, Lip Pump Filler. Che praticamente Roberto me l'ha regalato perché avevo fatto una spesa folle di profumi. Lip Pump, praticamente la mettete e sentite subito che le labbra si gonfiano, quindi momentaneamente vi rende le labbra un po' alla Valeria Marini, diciamo così, anche meglio. Allora, c'è il contagocce, non è molto comoda da usare perché sarebbe stata più comoda se avesse avuto il pennellino. Si può spruzzare da qua, ma ne esce una quantità eccessiva, così io la spruzzo sul dito e poi me la metto. E sopra ci mettete il rossetto. Quindi Lip Pump della Italfarma è trasparente e se la trovate provatela, magari ce l'avete già. E io la tengo qui sul comodino perché me la metto di sera prima di andare a dormire come idratante labbra. Poi volevo mostrare, beh, questo è storico, ce l'ho da anni ed è un altro rossetto che è di Chanel. Questo è meraviglioso, questo è il Rouge Allure Velvet. Rouge Allure Velvet è un matte vellutato
L'exuberante numero 37, questo ce l'ho da tantissimi anni, ne ho ancora un po' ed è stupendo perché è un matte opaco, però è morbido e dura tantissimo. Del resto, insomma, Chanel è sempre Chanel. Prezzo alto, devo dire che già un 8-10 anni fa da cui ce l'ho l'avevo pagato sui 36 euro, però i rossetti, se si vuole fare una bella figura col rossetto, specie magari una serata importante, un'uscita così, ci vuole un bel rossetto. Poi cominciamo con le cose un pochino più recenti. Allora, questo invece è un campioncino della Avon, che è carinissimo perché è piccolo. E è un bellissimo fucsia, è proprio il fu mio fucsia. L'ho usato poco anche perché ho paura di romperlo, però poi non ho più avuto occasione di contattare la ragazza che me l'aveva regalato e mi accontenterò di usare questo a piccole dosi. Dovrei trovare una nuova venditrice Avon che possa farmelo avere. Il nome è Fearless Fucsia, Fucsia senza paura. Poi questo ce l'ho da circa anche lui qualche anno, usato tanto. Questo è un fucsia tendente al rosso, bello, della Pupa, opaco, è un matte, morbido, confortevole. Questo ha un numero, Madonna, non c'è un numero, 566A, no, V096, cioè perché non fate un bel numero grosso stampigliato tipo 1, 2, 3, 4, 5, non lo so, comunque carino, carino, questo avrà 2-3 anni circa. Poi, questo anche lui ha 2 annetti, è un pupa però naturale, natural side. Questo si chiama W087A. È un bellissimo fucsia, molto durevole, matte, un po' durino, quindi ci vorrebbe sotto un velo di lucidabbra. Andiamo verso le cose un po' più recenti. Questo l'ho preso a Milano a novembre, quando ero in trasferta da mia suocera. Sotto casa sua c'è una antichità e questo è un altro stupendo, meraviglioso color rich numero 112. Ed è veramente meraviglioso perché è un fucsia un po' scuro, bellissimo, bellissimo. I color rich sono proprio un fiore all'occhiello per L'Oréal, secondo la mia modesta opinione. Altro rossetto comprato lì a Milano di Pupa, e questo qui è Petalips, sono le nuove uscite di Pupa, il numero non c'è, quindi non saprei cosa dirvi. Altro bellissimo matte, questo è stupendo, veramente bello. L'ho usato un po' anche in inverno e d'altra parte io uso solo il fucsia, bello. Mi piacerebbe dirvi il numero, ma non c'è. C'è una scrittura che è illeggibile perché Made in Italy, no, 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 non c'è. Io leggo un X, ma questo è il batch code, è un X314, però Petalips, questo. Ci sono due fucsia di questo Petalips che si assomigliano. Allora, arriviamo alle cose più recenti. Le cose più belle le lascio alla fine, ovviamente. Allora, questo l'ho acquistato via internet perché c'era la pubblicità di Zalando, mi è apparsa così, beh, questo rossetto di cui mi sono innamorata, un po' per il pack.
il 112, ma vuoi dire che è lo stesso 112? No, vabbè. Questo è uno scoop in diretta. È lo stesso di questo. Però sono felice di averlo. Allora, andiamo a fare il piccolo paragone. Io non lo sapevo, l'ho scoperto in questo momento. Allora, questo l'ho comprato io da Tigotà a Milano. Questo l'ho visto su internet lì nel banner che ti appare di Zalando e c'era questo rossetto Love Liberté. E adesso che guardo il numero è lo stesso 112, color riche. Eh sì, solo che questo guardate che ha i cuoricini stampigliati dentro. E sono uguali. Fantastica questa cosa. Cioè, una malata di rossetti come me non si è accorta che ce l'aveva già, ma chi se ne frega, io li amo tutti e due. Diciamo che questo non l'ho usato mai, si vede, è un'edizione limitata probabilmente. Si vedono benissimo i cuori stampati nel rossetto, bellissimo, comunque un colore meraviglioso. E adesso arriviamo agli ultimi tre acquisti che sono tre chicche. Allora, il primo è, andando in ordine di tempo, è un Dior, è un tester di Dior. Che ho acquistato dalla mia amica Claudia e questo è stupendo, è un Dior Addict numero non si sa, ma se lo volete vi metto in contatto con Claudia. Questo è uno di quelli con il pennellino ed è questo colore meraviglioso. Io devo dire che tra Chanel e Dior io preferisco Dior. Profumi, cosmetici e tutto quanto. È meraviglioso. Questo è morbido, ma ha una persistenza incredibile. Bellissimo. Poi, sempre in ordine di tempo, questo spettacolo della natura che ho acquistato dalla mia amica Lavinia, che lavora per le farmacie. E questo è un Eufydra. È un rossetto matte candy. Mangiate, bevete, baciate, parlate, ribangiate, ribevete. Questo non se ne va. È meraviglioso. Anche questo ha il suo pennellino, facilissimo da utilizzare. Io adoro questi rossetti fucsia e ogni volta che ne vedo uno, come è successo con l'altro. Questo invece è l'ultimo arrivo che mi arriva sempre da Claudia. Questo è un Yves Saint Laurent, il primo rossetto di Yves Saint Laurent che ho è il numero 110 ed è un'altra cosa stupefacente. Guardate che roba. A parte il pack, super elegante, lussuoso, sciccoso. Stupendo, e poi il rossetto è morbido, confortevole, duraturo, non è un matte, ma è veramente meraviglioso. Ecco, questo è l'ultimo. Ho fatto questo video perché ieri sera ho buttato via un po' di vecchiume, soprattutto come vi dicevo, Kiko. Ah, questa non ve l'ho fatta vedere. Questa l'ho presa da Alescent, avevo comprato un profumo, mancava 1 euro per arrivare ai punti, per avere gli sconti, e ho preso questa matita che francamente non ho mai usato. È un fucsia scuro, ma la userò. Ne ho altre due più una. No, non ne ho altre due nere per gli occhi che ti fanno scegliere tra mille cose da 1 euro e io dove vado a parare? Ovviamente nei cosmetici, soprattutto rossetti o matite. Quindi questi erano i miei bambini, chiamiamoli così, per le labbra che non vi ho mostrato addosso perché diventava. Ah no, ne ho dimenticato uno, ne ho dimenticato uno che ha 1 anno di vita. Questo è un MAC. Questo è un tatuaggio sulle labbra, super matte, però è abbastanza vellutato. Un bel fucsia opaco, molto elegante, molto chic. Che ho da 1 anno.
perché vigevano da un paio d'anni circa, è arrivata Mac, quindi ne avevo presi due, ma uno l'ho regalato perché aveva una texture troppo dura, troppo poco confortevole, non me la sentivo bene sulle labbra. E invece questo è veramente spettacolare. Purtroppo la MAC ha dei colori che non mi piacciono. Questo è l'unico fucsia che avevano. Ecco, vi ho mostrato i miei rossetti che sono tutti qua. Tutti qua. A volte me li dimentico in borsetta, rischio di andare in giro con la borsetta piccola così, dove non ci sta niente, ci sta il cellulare, le chiavi, il portafogli e magari 5 rossetti. Quindi ho fatto una bella pulizia anche della mia borsettina e quindi ho potuto fare questo video così, un po' diverso dal solito discorso profumi. Però siccome ho dei profumi nuovi, che non mi ricordo se ve ne ho parlato, vi faccio un videino anche su queste nuove fragranze, di cui uno è un vintage veramente storico. Quindi se avete voglia, rimanete collegati. Io mi metto in postazione profumi perché qui sono beatamente appoggiata al letto perché sono ancora un po' debilitata e mi volto con la schiena di lì e vi faccio vedere questi profumini nuovi. Quindi a tra poco a tutti, ciao!